Claudio Viti, uno, il faro, il factotum della podistica Arezzo, ma non solo, tutto il suo staff organizzativo. Claudio, manca veramente poco alla partenza di questa 29ª edizione, oltre 500 iscritti fra la competitiva e la non competitiva, ancora tanto impegno ma tanta emozione da parte tua. Sì, questa corsa qui che è il nostro fiore all'occhiello, devo dire che non tradisce mai le nostre attese. Anche stamattina c'è parecchia gente e quelli che di solito hanno partecipato alle edizioni anche qualche anno fa di solito ritornano, perché effettivamente qui trovano molte emozioni in questa gara. Quindi già pronto per la 29ª edizione, ma si pensa già alla 30ª. Ora intanto vediamo quella di stamattina, che comunque mi sembra si svolga sotto buoni auspici, anche il tempo che è più che accettabile. Per la 30ª vedremo di organizzare ancora meglio, anche se incombe chiaramente, se già si è visto quest'anno, la crisi economica, che è sempre più difficile trovare sponsor. Comunque ci penseremo, per ora godiamoci questa mattinata. Grazie. Siamo con il vincitore della 29ª edizione della Corsa del Saracino per l'Atletica Futura, Dacciun. Altra vittoria dopo Bibbiena su un percorso bello, duro e spettacolare. Sì, il percorso bello, comunque l'ho fatto tranquillo, senza, diciamo così, abbastanza bene, non hai durato tanto fatica, sì, anche io ho fatto una gara prima di Bibbiena un pochino dura, anche questa lì c'è salita qui. Comunque l'ho fatto con calma tutti e due. I tuoi prossimi obiettivi? La prossima c'è una gara a Firenze di Frosa, e poi dopo c'è una gara importante di Trapista. Questa è il 28 questo mese. Ok, in bocca al lupo per il futuro. Chiara Parigi, oggi ti abbiamo visto fare poco più di un allenamento, sappiamo i tuoi obiettivi, sappiamo che la settimana prossima ti giochi una carta, non dico importante, ma quasi fondamentale anche per la tua carriera, perché ti potrebbe portare a vestire una maglia azzurra. Ho già parlato troppo, dici qualcosa a te. Niente, sono molto contenta di essere qui oggi. Sì, è vero che il mio obiettivo sarà la prossima settimana in Val d'Orcia, però oggi è una giornata particolare per lo sport, per la città di Arezzo, quindi non potevo mancare, sono molto contenta e che è venuto fuori anche un buon risultato. Bene, quindi oggi tanta soddisfazione, vincere Arezzo, visto che sei aretina, per te sarà una soddisfazione non doppia ma di più, ma ovviamente dobbiamo vedere al futuro. Ora esci un po' allo scoperto, questa maglia azzurra ci speri? Come non sperarci, ovviamente da aretina doc e italiana felice di essere italiana, per cui la maglia azzurra sarebbe un grande traguardo, però la cosa più importante è proprio l'amore verso questo sport, e se poi i risultati ci sono tanto meglio. Allora ti faccio una domanda, visto che sei una persona anche molto sensibile, i gesti di Boston, l'attentato di Boston sicuramente ha sconvolto tutti, ha sconvolto il mondo intero, ha sconvolto il nostro mondo, il mondo dell'atletica, il mondo del podismo, il mondo dell'aggregazione sociale, perché non solo è un evento sportivo. Il tuo cuore è ferito? Sicuramente sì, quello che dovrebbe essere una festa e la corsa è una festa dall'inizio alla fine per tutti, grandi e meno grandi, per tutte le età, diciamo. Vedere che avvengono queste disgrazie, questi atti scellerati, è un'enorme ferita, non dovrebbero esistere. Purtroppo molto probabilmente ci sono persone che non ce l'hanno un cuore, e quindi bisogna vivere anche accanto a loro. Grazie. Abbiamo uno dei protagonisti di questa Corsa del Saracino, secondo posto per Niola Attilio. Ti abbiamo visto protagonista nei cross, come ha detto Fabio Sinatti, sei stato uno dei protagonisti per la Polisportiva Policiano, hai portato la squadra a un risultato sicuramente storico, entrare fra le prime 20 squadre in Italia. Oggi ti abbiamo visto con tanta grinta a insidiare Acciun. Sì, infatti lui è un podista forte, e arrivare dietro a lui per me è un onore, cioè, perché io lo reputo sempre un podista forte.
però sono molto contento del risultato che ho fatto. Anche nei cross sono andato abbastanza forte, anche a Rocca di Papa sono andato bene. Che dire, speriamo di andare avanti così. Ti abbiamo visto, un consiglio tecnico in gara, ti ho visto a un certo punto che sembrava che ci credevi ad agganciare a Chun e puntare alla vittoria. No, a stargli dietro sì, sicuro, perché io come l'ho visto a Chun a tre gare è uno più forte, cioè non c'era paragone a stargli avanti oppure proprio attaccato lì dietro. Però avermi dato solo, cioè che lui mi ha dato 20 secondi o poco più, per me cioè, già è un traguardo. Perché altre volte mi ha dato sempre un minuto, due. Sei una persona semplice e ti fa onore, perché sei anche molto sportivo. I tuoi prossimi obiettivi? Non lo so, perché io organizzo, cioè mando in mano che vuoi avanti. Organizzo, cioè se una settimana non ci vado, vado quell'altra. Organizzo così, cioè mi vengono così le gare. Ok, bene, in bocca al lupo. Allora, gli discorsi sono due: sono io che ti porto male già la seconda volta che ti intervisto e arrivi sempre seconda, oppure qui c'è qualcosa che non va? Sto scherzando naturalmente con Francesca Scarselli, secondo posto a Bibbiena nella gara dell'Avis primo trofeo Atletica Futura, oggi gara più importante, 29esimo corsa del Saraceno qui a Arezzo, un secondo posto da un sapore diverso perché atleta di valore come Parigi Chiara. Sì, la Parigi Maria Chiara è nettamente superiore, quindi sono contentissima del secondo posto, meglio di così. Ecco, ti vediamo sempre sorridente ma anche molto molto aggressiva in gara, qual è il tuo segreto? Ma non so, quando corro ecco ho parecchia grinta, non lo so. Oggi il percorso era impegnativo ma spettacolare correre Arezzo. Abbastanza, sì, che poi io preferisco i percorsi sali-scendi, meglio dei percorsi piatti e rendo di più. I tuoi obiettivi? Ma giovedì il 25 è una mezza a Rieti e poi domenica prossima a Montecuto, quindi ci sono diverse gare in programma. Ti auguro in bocca al lupo, naturalmente non ci sarò, quindi spero che non arrivi seconda un'altra volta. Speriamo prima, dai. Bene, in bocca al lupo ancora. In questa 29esima edizione della corsa del Saracino con Mario Cacciapuoti, corre per una società importante, per l'Enterprise di Benevento, conosciuta società anche in ambito nazionale. Mario, ti abbiamo visto subito combattivo nelle prime posizioni per questa gara, ripeto, di rilievo. Davanti avevi un atleta di valore con il marocchino Acciuma e anche Niola Attilio. Un po' le tue impressioni. Allora, la gara è stata molto molto nervosa, diciamo dal punto di vista del percorso. Ero abbastanza stanco perché vengo, diciamo, da una fase di carico, sono, diciamo, in preparazione per la mezza, quindi, diciamo, nella prima parte ho sofferto un poco, poi dopo sono riuscito a prendere il mio ritmo e, diciamo, mi sono stabilizzato, quindi torno a ripetere una delle gare più dure fatte diciamo, nella mia carriera atletica. Poi consideriamo un percorso non facilissimo qui a Arezzo, sali scendi, pavè, ho visto il riscontro cronometrico, 40 minuti, quindi sicuramente un risultato di rilievo. Le tue impressioni anche per il futuro, i tuoi obiettivi? Allora, adesso nel 12 andrò a fare giù una gara in campagna di 10 km e poi penso verso la fine di maggio voglio cioè sono intenzionato a fare questo esordio sulla mezza maratona, sempre giù in Campania. Poi dopo, per il futuro, diciamo, in progetto di andare in Kenya per vivere nel mese di giugno, quindi diciamo gli obiettivi principali sono questi, per il futuro insomma. In bocca al lupo. Grazie. Siamo in chiusura di questa 29esima edizione, l'emozione iniziale di Claudio prima della partenza, ora lo vediamo ampiamente soddisfatto questa 29esima edizione, dove in campo maschile la vittoria del marocchino della Tecnica Futura Dacciun e in campo femminile di una retina doc la tua Maria Chiara Parigi, quindi una soddisfazione ancora doppia. Sì, effettivamente l'atleta di punta Maria Chiara Parigi della nostra squadra non aveva mai vinto al Saracino, registrava due o tre anni fa, mi ricordo, un secondo posto. Il fatto che abbia vinto ci riempie veramente di orgoglio. Siamo contenti che una retina, per di più della podistica Arezzo, abbia vinto una gara importante come la corsa del Saracino. Claudio, tanti partecipanti, tanta gente, tutto per la meglio.
premiazioni d'occhio, organizzazione, servizio d'ordine, tutto impeccabile. Ogni anno trovare la forza di fare sempre meglio è difficile, visto anche la crisi economica che ci incombe. Sì, poi guarda, ora veramente sono disteso rispetto a stamattina, perché quando sono arrivato qui in piazza si deve allestire tutto, ci sta poco tempo, gli atleti cominciano ad arrivare presto, magari non ci hanno trovato pronti, insomma sono, lo sapete, chi vive nel mondo delle corse, sono momenti abbastanza caotici. Tutta la tensione poi si scioglie quando poi va tutto a finire bene come oggi, e questo è veramente un motore per costituisce un motore per continuare anche nel futuro. Il discorso della crisi economica è un discorso molto serio e non mi azzardo a fare come tutti, a fare delle previsioni, perché sì, c'è un costante peggioramento e speriamo. Comunque la passione che ho visto stamani mi fa ben sperare che comunque le persone corrono a prescindere. La podistica Arezzo va ancora avanti, non si ferma qui ovviamente. Il prossimo impegno il 5 di maggio, la Legnano Trail, altra manifestazione importante con uno spirito trail, uno spirito completamente diverso a questo. Sì, è uno spirito completamente diverso, anche se è un impegno altrettanto importante e gravoso, abbastanza ravvicinato, e ora per ora godiamoci questo momento qui, anche se auspichiamo per il 5 maggio che i podisti intervengano numerosi, anche perché è veramente un percorso spettacolare. Si fa il giro di tutta la montagna di Lignano, lungo 27 chilometri. Se poi avremo la fortuna di trovare anche il bel tempo, io credo che sarà un appuntamento indimenticabile. Ultima domanda in chiusura, non poteva mancare, visto che è stato fatto anche un minuto di raccoglimento, un minuto di silenzio per le vittime per l'attentato di Boston, un attentato vigliacco, un attentato vile che ha colpito lo sport, che ha colpito tutti, ma ha colpito lo sport, ha colpito la maratona dove deve essere, dove ha lo spirito libero, lo spirito di aggregazione. Te, da uomo di sport, da atleta, da podista, da maratoneta, che ti senti di dire? Ma io quando sono arrivate le prime notizie sono rimasto incredulo, cioè non potevo neanche, come tutti, immaginare che la ferocia arrivasse a colpire anche una festa come può essere la maratona, una maratona importante come quella di Boston. Una cosa veramente che va al di là di ogni immaginazione. Poi le immagini sono state veramente devastanti, vedere le persone ferite, che hanno perso le gambe, oltre i tre che sono morti. Cioè è stato veramente uno shock e ha colpito tutti i podisti, che anche nei discorsi che abbiamo fatto nei giorni immediatamente successivi veramente ho colto veramente un sentimento di shock. Poi la vita fortunatamente è bene che sia così, non ci si deve arrendere, bisogna continuare possibilmente a fare le stesse cose senza farsi intimorire da questi terroristi che veramente sono dei pazzi. Eccoci di nuovo in studio, siamo appena entrati, vi abbiamo introdotto con la 29esima edizione della Corsa del Saracino, grazie al servizio di Luca Panini con le immagini di Lorenzo Bronzi. Oggi 2 maggio 2013, giovedì, prima giornata di Multistar Event a Firenze con tante star internazionali del campo dell'atletica leggera. Andiamo a sentire cosa ci dice Carlo Carotenuto dal campo. Sono in testa dopo la prima giornata di gare del meeting di prove multiple Multistars, 26esimo trofeo Zerneri Acciai, che si sta svolgendo a Firenze allo stadio Luigi Ridolfi, la prima delle 5 prove del circuito mondiale IAF. Il bielorusso Andrei Krauchanka, classe 1986, vice campione olimpico a Pechino 2008 con 4.225 punti, e l'olandese Anouk Vetter tra le donne con 3.553 punti. Al quinto posto il primo degli azzurri Michele Calvi con 3.900
123 punti, al dodicesimo posto la prima azzurra Elisa Trevisan con 3228 punti, la fiorentina Bacciotti è diciassettesima con 2947 punti. Domani la manifestazione si concluderà allo stadio Ridolfi, alle 11 comincia con il salto in lungo uomini, 100 ostacoli per le donne, l'epilogo delle prove multiple alle 16:15, gran finale poi con gli azzurri della velocità in gara, ingresso libero allo stadio Ridolfi. Un invito anche per tutti voi a vedere questa grande manifestazione allo stadio Ridolfi, vi ripeto l'ingresso è gratuito come ci ha appena detto Carlo Carotenuto, mentre come ogni prima giovedì del mese siamo in collegamento diretto con la rivista Runner's World. Marco Marchei, buonasera. Buonasera a tutti voi. Ciao Marco, raccontaci in diciamo pochi istanti quello che accade questo mese su Runner's World, la rivista più letta del mondo del podismo e dell'atletica leggera. Guarda, questo mese la rivista è piuttosto articolata, ma ci sono, adesso non mi dilungherò su aspetti meno importanti, per quanto sempre comunque importanti, ma su due servizi in particolari. Uno è un articolo ideato proprio, voluto per tutti quelli che in Italia hanno in testa una strana idea, cioè che come dire, si bruci facendo attività fisica, in particolare la corsa, si brucino i grassi dopo mezz'ora. Ora, generalmente uno corre non soltanto per dimagrire, ma insomma una delle motivazioni poi diventa quella, no? Di diventare un pochino più slim, un pochino più tirato, un pochino meno cicciottello, e soprattutto in particolare le donne, e c'è questo falso mito dei grassi che si incominciano a bruciare dopo mezz'ora, per cui c'è tanta gente che è convinta che insomma se corre 35 minuti di fatto abbia attivato il meccanismo dei grassi, cioè che bruciare calorie e bruciare di fatto i grassi, che poi non sono altro che la ciccetta che abbiamo ai fianchi e non solo, per 5 minuti. Questo è un grosso errore che abbiamo chiesto di sfatare proprio ad un medico fiorentino, peraltro toscano, il toscanissimo, se si può dire, Luca Gatteschi, medico del calcio, ma fondamentalmente un runner come noi. Il secondo, per intenderci, si incomincia a bruciare grassi da subito e ci sono diversi modi eventualmente per bruciarli in maniera più rapida o più fattiva, ma insomma sicuramente va smentito la credenza che si bruci soltanto dopo mezz'ora, per qualcuno dopo 20 minuti, per qualcuno dopo 40 minuti, in realtà si brucia grassi da un minuto dopo che si è cominciato a correre. L'altro articolo, che tutto sommato va un po' apparentemente contro quella che è la nostra filosofia, la filosofia di Runner's World, cioè che non è importante correre per arrivare da qualche parte o per fare dei grandi tempi, si corre generalmente, a noi piace pensare che si corre per stare in salute, stavolta invece abbiamo voluto un po' forzare la situazione e abbiamo, con l'aiuto di un altro toscanaccio bravissimo, cioè il professor Fulvio Massini, abbiamo voluto dare dei consigli, 12 per l'esattezza, per andare più forte, per correre più forte. Credo che sia legittimo che tutti vogliano farlo, anzi abbiamo verificato che il 99% di quelli che corrono vogliono in qualche maniera andare più forte, e noi abbiamo cercato di esaudire il desiderio di tutta questa gente dando dei consigli, se vogliamo strategici per così dire, come per esempio imparare a programmare la propria attività, ad altri più pratici, che sono per esempio come gestire bene la corsa in salita o le ripetute, allenamenti apparentemente molto difficili che invece, se fatti nella maniera giusta, possono servire per andare più forte senza farsi male. Marco, grazie, ti ringrazio di questo intervento, naturalmente Runner's World in edicola, lo trovate naturalmente del mese di maggio. Buona serata a tutti. Le immagini invece ci portano alla Marcia delle Ville, ma non precisamente alla Marcia delle Ville, perché quest'anno si è ampliata questa grande manifestazione, è giunta alla 37esima edizione. Si è aggiunta una prima edizione che è la Marilla Run, la prima edizione, e intanto mentre vediamo proprio la partenza di questa competitiva che si è corsa il sabato precedente, sabato 27 di aprile, andiamo con Ruggero Taddeucci a vedere come è stata organizzata questa grande manifestazione che ha visto un sacco di podisti e camminatori, come ormai ci ha abituato la Marcia delle Ville.
Sì, buonasera a tutti. Ma intanto partirei dai numeri, visto che quest'anno l'intero weekend girava attorno a più eventi. La Marilla, che stiamo vedendo in questo momento, la Marcia delle Ville, ma anche altri due eventi di altri settori, un'escursione in mountain bike e un'escursione a cavallo. I numeri sono importanti, circa 70 persone con la mountain bike, circa 70 cavalieri e cavallerizze, credo si dica, a cavallo, la Marilla 244 i partecipanti e gli arrivati, la Marcia delle Ville ovviamente il tempo non ci ha dato una mano, ma abbiamo contato 10.174 paganti, stimiamo, voglio essere onesto, credo un movimento superiore agli 8.000-8.500. Comunque persone. Ripeto il numero, se avete capito bene, 10.174 paganti. Quindi per un weekend che è stato all'insegna della pioggia, e credo che noi siamo contenti, onestamente penso non si potesse fare di più viste le condizioni. Ovviamente è tutto rimandato al 2014, dove ci auguriamo possa tornare il sole e dove siamo convinti la marcia possa dare di nuovo il meglio di sé con numeri che si spingono verso oltre i 13.000 e forse... Quei famosi 13.000. Quei famosi 13.000 non contati, non contabilizzati dello scorso anno. Andiamo invece con Giuseppe Pucci proprio per parlare della prima edizione della Marilla Run, corsa competitiva di 10 km, valida per la sesta prova del Criterium Podistico Toscano. Si partiva alle 16.30 con ritrovo alle 14.30 e poi una bella premiazione finale. Prego Giuseppe. Allora, buonasera a tutti. La Marilla, la prima edizione, è stata diciamo ben partecipata. Speravamo di avere qualche numero di più, però come sempre la pioggia ci ha giocato contro. Il percorso è stato cambiato l'ultima settimana perché sarebbe stato un percorso diverso, più sulla collina con una parte di sterrato, ma poi è stato riportato tutto sull'asfalto per problemi logistici, diciamo, di attraversamento di proprietà private e cose varie. A dire degli atleti, il percorso è stato abbastanza veloce, ben gestito, ben chiuso e un bel percorso, con una parte di salita di circa 900 metri verso San Colombano, che poi dopo riscendeva giù verso Marlia, per la zona, per chi conosce le zone, il nuovo cimitero di Marlia praticamente, e poi passava, ritornava per la via della Fraga e via del Fanuccio, ritornando a 10 km circa 360 metri di lunghezza. Quindi una bella manifestazione, intanto le immagini di Isolina Mazzoni ci portano sull'atleta di testa, che è niente poco di meno che Andrea Siricani, atletica Casone Noceto, che poi vedremo sarà il trionfatore di questa manifestazione. Approfitto invece con Tiziano De Cristoforo, che ci è venuto a trovarci, dove verrà, è qui per presentare il Giro di Javello di domenica 12. Tiziano, hai corso la Marcia delle Ville e poi ci ritorneremo più avanti. Questo percorso secondo te a occhio somiglia un po' a quello del Giro di Javello? Devo dire che insomma, per gli organizzatori della Marcia delle Ville avere questi numeri, che sono numeri importanti, è comunque un vanto e comunque anche qualcosa di facile, perché è un bellissimo percorso. Io ho avuto modo di correrlo in passato e in effetti insomma, non ha pari, non ha uguali. La zona di Lucca, insomma, sono presenti queste bellissime ville e loro le sanno valorizzare facendoci passare insomma, in questi scenari fantastici a livello naturalistico. Insomma, questi parchi non hanno nulla da invidiare dai tanti bei posti insomma, che fanno conoscere la Toscana in tutto il mondo. Bene, andiamo invece con Laura Orlandi, un'impressione naturalmente per iniziare, poi anche qui avremo modo di vedere quella che è il momento clou della Marcia delle Ville. Intanto approfitto di darvi anche gli arrivi, vi avevo anticipato, Andrea Siricani, atletica Casone Noceto, ha chiuso in 35.01, Pasquale Cirillo, aggregazione Inna, ha chiuso in 35.14, Andrea Giovannelli, Virtus Lucca, ha chiuso in 35.30. E andiamo anche con la categoria veterani con Maurizio Lorenzetti della Galla, 36.54, Claudio Carlotti, la Galla, Ponte delle Atletiche, anche lui 37.05, e Marco Osimanti, marciatori Antracoli, ha chiuso in 38.40. Poi vedremo anche l'arrivo
al femminile con una grande Gloria Marconi, Corradini Rubiera che è chiuso in 38-17 davanti a Elena Bertolotti, Parco Alpepuani e Odile Brekebusch-Levesque, quindi mi immagino che fosse un atleta che veniva da fuori, ce lo può confermare Laura? Sì, buonasera a tutti. Sì, ora io non mi prende alla sprovvista, non so bene il nome dei partecipanti, però questa sì effettivamente era una podista francese, che penso di in vacanza qua in Italia e voleva vedere delle belle zone, ha approfittato anche per fare la nostra marcia. Prego, invece un commento su quella che è la manifestazione, di cosa ti sei interessata e com'è andata? Allora, io personalmente mi sono occupata delle iscrizioni dei veterani degli Argento e poi ho seguito la partenza, ecco, io mi sono limitata a questo. Una bella prima edizione, ripeto, purtroppo rovinata solo dal maltempo. Eh sì, caro Giuseppe, le nubi in sottofondo si vedono bene, anche l'acqua che il manto dell'asfalto lo rileva molto bene, che come dire, l'umidità era sopra il 100%. Sì, anche oltre forse. No, come mi ha detto una volta Fabio, queste cose servono per testare l'organizzazione in momenti critici e l'organizzazione ha retto e ha fatto la sua bella figura, insomma. E, diciamo che se in condizioni avverse le cose vanno così, in condizioni migliori andranno anche meglio, insomma. Giuseppe, una Marilla Run, una curiosità mia personale, da cosa deriva questo Marilla? Me l'aspettavo la domanda. Allora, Marilla è il vecchio, cioè l'antico nome di Marlia, dove a Marlia c'era un lago, un mare, diciamo, una volta. Quindi Marlia viene da mare, Marilla. E quindi il Marilla si ritorna un po' all'antico, infatti sul volantino avete messo anche una foto un pochino datata, proprio vintage, sì. Vintage, qui si parla degli anni 50, naturalmente il mare mi immagino ci sarà stato qualche centinaia, qualche millennio fa probabilmente. A tempi di Roma penso. Ok, però insomma piano piano la costa si è spostata verso la Sardegna, verso la Spagna. Come è successo a Pisa. Come è successo a Pisa e come si sa ormai, questo è quello che il tempo ci ha dato. Invece ritorniamo con Ruggero, una prima edizione della Marilla Run abbinata a questa, alla Marcia delle Ville, una prima edizione, arrivano anche i competitivi alla Marcia delle Ville. Sì, come ho detto già quando ci siamo ritrovati qui 2 settimane fa, questa idea, questo progetto era nelle nostre teste già da almeno un paio di anni. Volevamo portare anche il competitivo a Marlia e abbinarlo alla Marcia delle Ville, prendendo un po' spunto da quella che è la Montefortiana. Chi conosce, chi è un podista sa di cosa parlo. Finalmente quest'anno ci siamo riusciti e lo abbiamo fatto grazie alla spinta forte, decisa e importante di 2 gruppi sportivi che avevo invitato ma per vari motivi non sono riusciti a venire, nessun componente, che però voglio ringraziare, e sono il gruppo sportivo Antraccoli e il gruppo sportivo di Colognola di Compito. Hanno messo giù volontari, abbiamo lavorato insieme nelle ultime settimane, quindi veramente tanto di cappello a queste persone. Poi il tutto ovviamente condito con uno speaker d'eccezione, il nostro amico grandissimo Graziano Poli, che ovviamente non è stato solo lo speaker ma è stato quello che nell'ultima decina di giorni ha dato anche le giuste indicazioni, lui che è uomo d'eccellenza per quella che è la parte agonistica competitiva, direi, dell'atletica in Toscana, quantomeno su strada. Quindi lo ringrazio vivamente, grazie Graziano e grazie ovviamente a Paola perché loro rispondono sempre positivamente ai nostri inviti, quindi questo fanno di loro 2 persone a mio avviso eccezionali, ecco. Infatti giovedì scorso li avevamo ospiti proprio qui in trasmissione per parlare della Stracarrara, per parlare della gara di Livorno, dove anche lì Graziano è stato protagonista, i ringraziamenti sono arrivati anche lì, quindi anche da parte nostra continuate così, sia Graziano che la moglie Paola, che anche lei, tra l'altro lei ha corso la Marilla Run in seconda posizione per quanto riguarda la categoria amatori e se non erro dovrebbe essere arrivata quinta assoluta fra le donne.
Vado un attimo invece, mi sposto un attimo, abbiamo sentito prima Tiziano De Cristoforo, mentre vediamo scorrere gli arrivi con Jacopetti, Nova Atletica Lastra e così via, con Tiziano De Cristoforo per parlare per qualche istante di quello che accadrà domenica 12 al Giro di Javello. Siamo a Montemurlo precisamente, nella piazza centrale. Siamo a Montemurlo e andrà in scena il 12° Giro di Javello, domenica 12 maggio, la partenza sarà prevista alle ore 9, mentre per quanto riguarda la gara riservata ai bambini, siamo giunti all'ottavo trofeo Maurizio Fiori e partirà alle ore 9.30 per tutti i bambini che sono iscritti insomma, alle elementari, quindi venite podisti, portate anche i vostri bambini e portateli a correre. Sicuramente sarà una festa per loro e per i genitori che saranno lì acclamare insomma, i risultati dei propri bambini. Per quanto riguarda la nostra corsa, quest'anno gioco forza abbiamo dovuto variare il percorso, quindi diciamo a livello di percorso, per chi c'è già stato e chi appunto ha corso le altre 11 edizioni si troverà di fronte a un nuovo scenario. Il gioco è stato deciso di cambiarlo, primo per eliminare la parte più brutta che diciamo era in discesa ed era su asfalto, quindi abbiamo fatto una variazione. E un altro problema insomma, che è stata una cosa degli ultimi giorni, c'è stata una frana su quella che era la classica ascesa per la strada privata di Javello e quindi abbiamo reinventato un po' il percorso, ci sposteremo su una zona diciamo, sempre, sicuramente molto più bella perché dà un ampio spazio insomma, su Montemurlo e soltanto si correrà su sentieri, quindi sicuramente un aspetto un po' più tecnico da curare da parte dei podisti che si accingeranno a affrontare la salita. Ritorneremo poi per gli ultimi ragguagli sul Giro di Javello insieme a Tiziano, mentre volevo chiedere chi mi vuol rispondere, Giuseppe, Laura o Ruggero. Ho visto nello scorrere delle immagini, mentre Tiziano si stava parlando del Giro di Javello, queste intanto sono le premiazioni della Marilla Run, ho visto il ricco ristoro finale, poi si cominciavano a intravedere quei tanti pacchi gara che sono, penso, un'immensità, 10.000 sono gli iscritti alla Marcia delle Ville, che intanto le immagini di Isolina Mazzone ci portano alla domenica successiva, dove anche qui il tempo non è stato così clemente. Volevo capire come funziona questa macchina organizzativa della vostra associazione. La migliore penso che sia Laura in questo modo. Prego Laura. Sì. Parlo io perché sono quella che gestisce il reparto pacchi. Sì, un duro lavoro perché quest'anno è iniziato sin dal giovedì. Tantissime persone che collaborano nel gruppo e anche oltre ci vengono a dare una mano per appunto assemblare tutti questi pacchi che, visti i numeri, richiede tanto tempo. Quante persone impiegate così all'incirca? Ma così all'incirca ogni volta sulle 20-25 persone. E comunque c'è da fare perché i pacchi da preparare in base agli iscritti sì, sono quelli, devono essere quelli. Sembra una manovia, cioè una macchina, c'è chi consegna roba, chi assembla, chi porta di qua e di là. Se non erro li assemblate quasi in diretta i pacchi e poi li distribuite? L'anno scorso per esempio sì, effettivamente, perché i numeri erano maggiori rispetto a quelli che dei pacchi prodotti nei giorni precedenti, quindi sì, anche al momento. Quest'anno, ripeto, il tempo ha giocato contro e quindi avevamo già delle scorte più che sufficienti. Ruggero, vediamo qui la prima villa, credo che sia la prima villa in ordine sequenziale o comunque la prima che vediamo questa sera con tanti podisti. Mi piace vedere questo spirito di podisti e camminatori che partono comunque con l'ombrello, con il K-Way, ben organizzati a questa manifestazione, però lo scopo fondamentale è quello di fare una bella passeggiata in salute, una corsa come qui vediamo gli amici dei Porcari, se non mi sbaglio, vedo dalle maglie, però si parte, nonostante il tempo si cala un po' di numeri, però comunque alla Marcia delle Ville si va in tanti e si cammina e si corre in questa manifestazione per vedere un bello scenario. Sì, questa qui nelle immagini che stanno scorrendo adesso è Villa Manzi, è la terza villa che si incontra sul percorso di... Interrompo, vogliamo ricordare quante sono le ville in totale? Le ville sono 11, sono calate di due, le ricordo... In ordine cronologico, ovviamente, il percorso di 28 km è quello che le racchiude tutte, sono Villa del Vescovo, Villa Orlando, Villa Manzi, questa qua, poi si esce, si va in Villa Lazzareschi, Villa Torrigiani, Villa Brughier, si sale la collina, Matraia, Villa Guinigi, La Specola, Villa Labadiola e infine la Villa Reale di Marlia,
dove che è l'unica villa toccata da tutti i percorsi, quindi è anche percorso il mini di 3 km e 500 metri, entra in Villa Reale, la più maestosa e quella che diciamo ha dato il via a questa manifestazione, che quando è nata si chiamava Marcia della Villa proprio perché toccava e coinvolgeva solo la Villa Reale. Siamo arrivati a averne due di più, vabbè, speriamo di ripoterle riavere nel carosello, perché poi la Marcia delle Ville, come forse molti non lo hanno capito ancora, non è una ricchezza dei marciatori magliesi. La Marcia delle Ville è la ricchezza di un territorio, in questo caso quello del comune di Capannori e in parte del comune di Lucca, e è solo uno strumento, un evento, una manifestazione che ha la capacità di attirare così tante persone che giungono da ogni parte d'Italia. Veramente ci hanno chiamato da ogni angolo dell'Italia. Avete una statistica di quelli che sono gli atleti, podisti, camminatori che vengono da più lontano? Abbiamo ovviamente chiamiamolo un piccolo database, che però è più un database mentale, conoscitivo, perché non facendo come nelle maratone delle prescrizioni online, comunque scritte, non restano granché tracce, però ovviamente chi viene da fuori regione ci contatta, magari ha bisogno di cercare l'agriturismo per dormire o l'hotel, quindi noi sappiamo poi da dove arrivano. Quest'anno, tra le altre cose, abbiamo sentito parlare anche spesso in inglese, francese, tedesco, quindi immagino che alcuni turisti che erano presenti in Lucchesia, ma anche in tutta la Toscana, sono venuti proprio per partecipare, quindi un ulteriore messaggio che poi da lì di parte se ne va in giro per l'Italia e anche per l'Europa, perché poi chi viene e vede un territorio del genere, dove non ci sono solo le ville ma ci sono degli spettacoli, degli angoli a mio avviso unici, perché attraversiamo vigneti, uliveti, fattorie, vecchi borghi, mi viene in mente la borgatina ai colli di San Pietro a Marcina, cioè tutto nel contesto fa di questa marcia un evento che, nonostante un weekend pessimo, e ripeto pessimo, ha portato oltre 8.500 persone a Marlia, quindi direi non è... Cosa vorresti cambiare all'interno della Marcia delle Ville? Questa è una domanda un po' provocatoria, così si può. Infatti ci sarebbero tante cose da cambiare. Beh, intanto ho letto qualche commento, ovviamente... chi si lamenta dei parcheggi, chi si lamenta di quello piuttosto e dell'altro. Intanto, io ricordo che siamo a Marlia, quanti abitanti fa a Marlia così tanto? Circa 6.000 se non è. Quindi siamo in un paesone, siamo in un paese, in una frazione. E ovviamente intanto la pioggia ha messo in difficoltà, quindi i parcheggi, per prendere un esempio, sono una cosa che è mancata. Cosa vorrei cambiare? Io cerco sempre ogni anno, io insieme a Giancarlo Bigongiari, che siamo le persone che più amiamo il percorso e dedicarci al percorso, amo sempre cercare delle soluzioni. Ovviamente è un percorso in parte collinare, tocchiamo tratti di sterrato e quindi quest'anno c'erano dei tratti che sembravano più la Zeno 2 e la Stucchi più che un sentiero della Marcia delle Ville, per quanto erano scivolosi. Io, più che cambiare, mi piacerebbe, e questo è un appello che faccio, che tutte le parti che ruotano intorno alla Marcia delle Ville riuscissero a coinvolgersi un pochino di più, a lavorare più in sinergia. Parlo degli enti, delle amministrazioni, e mi riferisco anche e soprattutto alle ville, perché poi alla fine non c'è questo coinvolgimento. Invece io credo che proprio per loro la Marcia delle Ville è uno spot ineguagliabile. Non sto a dire i numeri dei volantini che abbiamo stampato, dei banner, delle mail, delle newsletter, però ecco, credo che un maggior coinvolgimento arricchirebbe ancora di più la manifestazione, loro, la loro immagine, tutto per migliorare un evento che, ripeto, non è dei marciatori magliesi, è solo di un territorio. Aggiungo, e colgo l'occasione, i marciatori magliesi sono tante iscritti, noi avevamo circa 350 addetti, quindi la marcia non è dei marciatori magliesi, chi fa la marcia sono i marciatori che hanno un po' la cabina di regia e tutte quelle associazioni che danno una mano, che sono tantissime, non le ricordo, quindi non le voglio citare
neppure una, non ma ci dovessi, sono ci dovessimo dimenticare tante. Di qualcuno non, no, sono non veramente tante e tutti chi con tutti fanno la loro parte e la fanno veramente bene. Alcune di queste sono, collaborano con noi già da alcuni anni e con loro cominciamo veramente a lavorare in sinergia, ognuno ha il suo compito, sa quello che deve fare, è così che si cresce, è così che si può pensare veramente di andare a cercare limiti numerici come quelli che ci eravamo posti quest'anno di 15.000 e forse più, sempre consapevoli che stiamo parlando di una piccola frazione, piccola, insomma, una cittadina, sì, ma comunque sempre una frazione. No, non si può pretendere, certo. Non siamo di avere... a New York, non siamo a Berlino, ecco, però le potenzialità ci sono e se sappiamo lavorare insieme tutti quanti, questa marcia può veramente fare ancora tanto di più. Giuseppe, queste immagini parlano da sole, parlano. Nonostante il tempo, come abbiamo detto, purtroppo non ci possiamo fare niente contro il tempo, dobbiamo prendere quello che la giornata ci offre, ma nonostante tutto, anche sto guardando questa immagine, adesso questa nebbia, queste nuvole basse danno comunque una sensazione di bellezza insieme a questo contesto, questo paesaggio. Beh, si è visto un paesaggio in un momento diverso, con delle nuvole, con un po' di nebbia, sì. Poi verso le 9 si è aperto un buon sole, diciamo. E la manifestazione comunque è andata con tutta la gente che era incappucciata, con gli ombrelli, con le difficoltà, con le scivolate nel fango, come ti dicevo prima. E il territorio si presta a tutto questo, cioè sia per l'escursione in campagna, sia che per chi vuol correre su strada, sia chi vuol vedere la natura, chi vuol vedere le bellezze architettoniche. Ho visto prima, non ti ho interrotto, pochi istanti fa, una persona che stava spiegando qualcosa. Ogni villa ha un suo cicerone o era una mia impressione vedendo questa immagine? No, non è così. Questa era la corale. Avevamo la corale di Marlia che stava preciso, intrattenendo. Preciso, dato invece un intrattenimento. Un intrattenimento. Ci sono stati svariati intrattenimenti. Alcuni non hanno potuto aver luogo per via del tempo. Torniamo sempre lì, e altri invece ci sono stati dei figuranti alla Villa Reale in costume d'epoca, ci dovevano essere anche gli sbandieratori, non hanno potuto fare lo spettacolo perché pioveva, c'è stata la corale, sempre a Villa Reale se non mi sbaglio Ruggero, alla Specola, scusate, alla Specola che vedevamo, che è una delle ville sopra Marlia, che domina Marlia, e poi ci sono stati altri complessini, gruppi in giro per le varie ville e le varie strade. Ruggero, prego. Sì, volevo aggiungere, quando hai fatto notare di questa persona che spiegava, eravamo alla Specola. E la Specola... Tanto qui un altro complessino. Sì, questo che è il complesso di Luca, siamo alla Badiola. Loro hanno suonato, hanno sfidato il tempo, hanno avuto c'era questa nicchia, questa zona riparata, quindi sono riusciti a suonare, hanno fatto anche un bellissimo spettacolo, io non l'ho visti, ma... addirittura ci hanno scritto dicendomi vogliamo sapere chi è quel gruppo, come si chiama, quindi vuol dire che hanno riscosso successo. Dicevo della Specola perché saluto Giuseppe Ciambelli, il proprietario, lui è una persona veramente eccezionale, lui apre le porte della sua villa e fa entrare la gente per far vedere questo ex osservatorio astronomico costruito dal Nottolini. Ora la storia non la sto a dire, ma insomma è veramente una persona eccezionale, quindi è vero, lui è la persona che si dedica, si mischia tra i podisti e chi lo ascolta è a tempo, lui ti spiega tutta la storia di quel sito della Specola. Ecco. Mentre ci godiamo queste immagini che sono un pochino più soleggiate, leggermente più soleggiate, è venuto fuori probabilmente un pallido sole, vi ricordo gli appuntamenti per sabato e domenica prossima, dove saremo alla Guarda Firenze con le iscrizioni, vi ricordo siamo alla 41esima edizione della Guarda Firenze, naturalmente siamo in pieno centro storico di Firenze, le iscrizioni le potete fare fino alle ore 9 della domenica mattina oppure a Firenze Marathon, lo stadio Ridolfi o all'Isolotto dello Sport o da Training Consultant full Massini. E poi vi ricordo l'appuntamento con sabato con la corsa di Contrada, la nona edizione a Fucecchio, siamo a San Pierino per l'esattezza, nella frazione di San Pierino, anche qui avete tempo con le iscrizioni che scadono a tariffa agevolata, che sono già scadute tra l'altro, entro naturalmente il
il giorno stesso della gara fino alle 17, però la gara partirà alle 18:15, 10 km la corsa di contrada, e poi saremo anche alla Serra di Carmignano, dove lì, anche lì andremo a riprendere la manifestazione, la Serra di Carmignano, con tanti podisti che faranno parte di questa organizzazione. Tiziano, vogliamo concludere invece il Giro di Javello? Cosa le coordinate per partecipare a questa manifestazione? Allora, domenica 12 maggio, partenza ore 9, fino a 15 minuti prima delle 9 per la possibilità di iscriversi come singoli. Per le società chiudiamo le iscrizioni al 10 di maggio alle ore 23. Ci sono numerosi premiati, premio al primo uomo e alla prima donna che transiteranno per il Gran Premio della Montagna. Come dicevo, il percorso è stato variato, siamo sulla distanza di circa 15 km, percorso tecnico, bello, impegnativo, con salite. Le discese sono state più ammorbidite, proprio per il discorso di andare a cercare di creare meno traumi per i podisti. 9:30 la partenza per la gara dei bambini, è giunta l'ottavo trofeo Maurizio Fiori, la possibilità di spogliatoio e docce a 100 metri dalla partenza. A fine gara abbiamo anche quello che ora va di moda, un terzo tempo, nel senso che comunque è previsto un ampio ristoro con prodotti offerti dalla Proloco di Montemurlo, quindi prodotti tipici della zona, e la Fettunta. E in più un ricco pasta party offerto dal ristorante Due Marmocchi. Quindi venite, noi vi aspettiamo, e ci sarà sicuramente una bella festa per noi e per voi. Grazie. Giro di Javello l'abbiamo detto, mentre ritorniamo con Ruggero, perché dobbiamo, infatti comincia subito con la pasta, abbiamo concluso il Giro di Javello con la pasta e qui si riparte con la pasta degli Alpini, se ho letto bene. E andiamo con un po' di ringraziamenti, Ruggero, quello che ti senti di aggiungere. Sì, beh, intanto colgo l'occasione, le immagini sono su di loro, per ringraziare gli Alpini. Loro sono uno dei gruppi storici che sono con noi da anni e anni, e da anni si occupano di questa parte del ristoro. Ovviamente i ringraziamenti vanno innanzitutto ai podisti che hanno sfidato il tempo e ci hanno dato fiducia e sono venuti. Gli sponsor che sono ovviamente linfa vitale per poter permettere di fare una manifestazione del genere. Quest'anno abbiamo avuto anche degli sponsor veramente importanti che si sono avvicinati, i numeri ovviamente favoriscono questo. Io questa sera ero da un nostro sponsor partner che ci ha rinnovato la fiducia, è stato contento, quindi fa piacere quando noi si dà tanto ma anche dall'altra parte c'è una risposta, e una risposta positiva verso appunto una manifestazione, un'associazione che dà il cuore perché si riesca ad ottenere un successo con questa manifestazione. E le associazioni, ovviamente tutte in assoluto, tutte che hanno dato una mano, ne cito due, Misericordia di Maglia, Santa Gemma e Croce Verde, non perché le altre non siano importanti, ma perché loro, coordinate dal signor Malaspina, hanno seguito tutto l'apparato dell'assistenza medico-sanitaria che quest'anno avevamo. L'ultimo ringraziamento veramente lo faccio agli enti, ovviamente, per il loro contributo, il loro supporto. Mi voglio dedicare 10 secondi sulla Polizia Municipale del Comune di Capannori. Avevamo chiesto di fare qualcosa di più, sono stati esemplari, veramente grazie infinite, sia sulla Marilla che sulla Marcia delle Ville, sotto l'acqua avete fatto un lavoro egregio. Invece mi sposto un pochino più avanti dalla Marcia delle Ville, mentre questo stupendo scenario delle premiazioni, mi sposto alla Lucca Marathon. Chi? Giuseppe? Ruggero? Laura? Chi vuol parlare di quello che accadrà a ottobre? Beh, tocca a me. Allora, il 27 ottobre, quinta edizione Lucca Marathon, ricca di eventi, perché? Ci saranno, diciamo, entreremo nei festeggiamenti dei 500 anni della fondazione delle mura di Lucca, quindi siamo inseriti in questo calendario prestigioso. Ci sarà il festeggiamento dei 25 anni della medaglia d'oro olimpica in maratona di Gelindo Bordin, che verrà a correre la Lucca Marathon. Correrà la Lucca Marathon col team di Adora, insieme anche, penso, a Salvatore Bettiolle e a altri. E penso che farà la gara, non so in quanto, dipende se si allena o no, mi ha detto, se la fa, se si allena o no. E poi c'è il quinto anniversario, quindi 5, 25, 500, la Lucca Marathon va avanti. LuccaMarathon.it, ultimi 10 secondi invece per Ruggero. Se posso aggiungere, ho la garanzia, quest'anno basta con la pioggia.
ci sarà il sole. Pioggia finita, la pioggia la lasciamo a Marlia, la lasciamo come l'ultima gara e poi si ripartirà con il sole. Io volevi aggiungere qualcosa? Sì, un ringraziamento per quanto riguarda la Marilla a Graziano Poli, al GP Parcapuane e ai ragazzi della Stracarrara che ci hanno dato una mano nell'allestimento del partenza-arrivo, che sono veramente bravi, bravi, bravi e grazie. Bene, io vi ricordo invece i nostri complimenti vanno anzi a Lorenzo Dini e i gemelli, Lorenzo Dini e Samuele Dini, che hanno ottenuto il minimo per quanto riguarda la partecipazione agli europei che si svolgeranno proprio a Rieti, facendo anche un record toscano che era di un livornese, che Alessandro Giacone, che reggeva dal 1980. Questi i nostri complimenti ai gemelli Samuele e Lorenzo Dini. Con questo è tutto, io vi lascio con i programmi di Toscana TV, l'appuntamento è domenica sul 194 di Toscana TV Sport & News con Runners e Benessere e noi torniamo naturalmente giovedì prossimo. Buonanotte a tutti voi.